un'importante variazione sul cambio euro franco svizzero, la situazione legata ai ristorni frontalieri deve restare centrale nei lavori e nelle attenzioni del Consiglio regionale lombardo. Ad affermarlo il consigliere regionale Francesca Brianza, che segue costantemente l'evolversi della situazione, dopo gli ultimi incontri della scorsa settimana fa il punto della situazione in questa intervista. È una questione che non possiamo permetterci in questo momento di lasciar cadere nel nulla, soprattutto in questo momento, perché gli accordi tra Italia e Svizzera sono ormai prossimi alla conclusione, quindi mai come adesso è importante che Regione Lombardia ribadisca con forza quella che è la sua posizione. Nelle settimane scorse abbiamo avuto occasione di incontrare il negoziatore, colui il quale per il governo di Roma sta seguendo questa trattativa ormai da mesi. Abbiamo ottenuto una serie di rassicurazioni su quello che sarà per esempio il trattamento fiscale per i frontalieri, ci è stato garantito che questo non subirà un aumento, sicuramente non nell'immediato, che quindi non ci sarà un peggioramento delle loro condizioni economiche. E poi abbiamo avuto un'altra rassicurazione che riguarda i comuni di frontiera, per cui non ci sarà più il sistema che oggi conosciamo dei ristorni, ma si passerà a un sistema diverso per il quale sarà il nostro governo a farsi carico di trasferire le risorse a questi comuni. Ecco, questo è dovuto anche al recente cambio della Svizzera per quanto riguarda il cambio svizzero rispetto all'euro. Beh, questo è stato un ulteriore elemento che adesso sta dando le prime conseguenze sui territori, soprattutto sui territori di confine, ma anche sui territori di confine per parte svizzera, perché ci sono molte aziende che lì hanno delocalizzato, che operano nel settore dell'export e che cominciano ad avere delle serie difficoltà da questa decisione presa, difficoltà che poi si ripercuotono inevitabilmente ancora sui lavoratori e ancora sui frontalieri. Quindi è un periodo veramente caldo dove ci sono tante cose sul tavolo. Ebbene, con questa mozione noi ribadiamo quella che è la posizione di Regione Lombardia affinché tutte le carte vengano messe sul tavolo e quindi certezza per i frontalieri che all'interno dell'accordo fiscale sia garantita e mantenuta la loro situazione di contribuzione fiscale, che quindi non ci sia un aggravio e un peso ulteriore sulle loro buste paghe, e garanzia per i comuni di frontiera di continuare ad avere le risorse che sono fondamentali e indispensabili per la sopravvivenza di questi comuni. Chiudere.